www.redigio.it e la storia continua. I cacciatori del paese. Durante la stagione di caccia, alla fine settimana, giungeva da Milano un gruppo di cacciatori che univa il piacere della caccia a quello della tavola. Apprezzavano molto la lepre insalmì preparata dalla nonna, un suo segreto di mantecarla a fine cottura con qualche pezzo di cioccolato. A quel tempo la selvaggina era abbondante e per la nonna Carolina era facile procurarsela per le sue preparazioni in cucina. A inizio settimana chiedeva al nonno Guido di procurarle un paio di lepri che avrebbe cucinato in salmì per i milanesi e lui provvedeva. Indossati gli stivali, la giacca da caccia fornita di apposita tasca per riporvi la selvaggina, sarebbe al carnet, staccata dalla rastrelliera la doppietta, il nonno andava a prendere Leo, il bracco tedesco, suo fedele compagno di caccia. Come Leo vedeva la doppietta, entrava in agitazione, perché sapeva che di lì a poco avrebbe potuto scorazzare nei boschi per stanare la selvaggina. Il nonno si dirigeva solitamente verso il Vigano, una zona dove le lepri abbondavano e nel giro di un paio d'ore era di ritorno con due splendidi esemplari che la nonna prendeva in mano e soppesava come sua abitudine. Sono quasi 9,5 kg, proprio quelle che ci volevano. Non sbagliava mai il peso e nel riconsegnarle al nonno si raccomandava sempre: Guido, vedi di squagliarle bene senza rovinare il pelo, che lunedì passa al boulanger e che le devo cambiare con della candeggina e del sapone. In un'occasione vidi arrivare dei cacciatori e gridai: «Nonna, nonna, arrivano i milanesi con i loro cani da caccia!» Arrivarono da Milano con il treno e stavano risalendo la via Garibaldi. Avevano dei bellissimi setter che non potevo fare a meno di ammirare per la loro eleganza e il portamento superbo. Si sedettero attorno ai tavoli in pietra sotto il bersò. E mentre aspettavamo l'arrivo di alcuni cacciatori del paese, tra cui il Giacumel e il Mario, fecero uno spuntino con dei salamini di cavallo. Avevo avvisato del loro arrivo il Miglietto, il quale, nonostante la giovane età, faceva gli elementari e aveva una grande passione per la caccia. Arrivò di corsa con la cartella in spalla, e mentre guardava quegli splendidi setter decise che quel giorno avrebbe seguito i cacciatori marinando la scuola. Sollevò il tombino in mezzo alla strada e vi infilò dentro la cartella per nasconderla. Poi si diresse verso la Vinascia. Sapeva che la strategia di caccia che avrebbero adottato i cacciatori prevedeva che alcuni di essi passassero da quelle parti. In quella zona c'era il lavatoio della Rigola e vi si accedeva tramite una scalinata, simile a quella della Scaletta, che era a poche decine di metri, ora in completo abbandono, dove a volte i cani si dissetavano. Terminato lo spuntino e salutata Carolina, con la quale si raccomandavano per la polenta e la lepre in salmì, i cacciatori si divisero. Alcuni presero via delle ville e, superato il Fouchasc, un vallone che era usato come discarica, avrebbero proseguito per un centinaio di metri per poi iniziare a battere il bosco. Gli altri scesero lungo la via Beia e, percorsa tutta in discesa, risalirono la collina attuando una battuta a tenaglia. Miglietto
aspettò alla spingera, nei pressi della Villa Bellaria, il loro arrivo. Quando fu vicino, il Giacomè gli chiese: «Come mai non sei a scuola?» Ma lui sciorinò una balla che si era preparato per giustificarsi, aggiungendo che voleva vedere i sette al lavoro. «Va bene, allora vieni con noi», rispose il Giacomel. Giunti sul posto, gli diedero in mano un bastone e gli dissero di muovere gli arbusti per contribuire a stanare la selvaggina. Miglietto era al massimo della felicità. Partecipare a quella battuta di caccia era fantastico. Vedere i cani che seguivano le tracce della selvaggina e si mettevano in ferma per segnalarla, sentire gli spari delle doppiette, l'eccitazione lo prendeva sempre giù, sino a fargli perdere la cognizione del tempo. Beh, e la mattinata, inizialmente soleggiata, si rannuvolò e si mise a piovere, e la caccia proseguì ancora per poco. E cessata la pioggia, il miglietto andò a recuperare la cartella, che era di cartone. Sollevò il tombino e trovò un disastro. L'acqua aveva impastato libri e cartella. Il rientro a casa fu per lui molto doloroso, e da allora decise che era meglio aspettare di crescere per poter dare sfogo alla sua passione venatoria. A Vergiate, la selvaggina era molto abbondante e i boschi bellissimi, e anche i visconti di Modrone avevano una casa di caccia nel nostro paese, denominata la Torre. E in effetti tale denominazione deriva dal fatto che di una torre si trattava ed era situata sulle colline del Vigano, che vanno appunto verso Quirone, e fu edificata nel XIII secolo. Grandiosa era la scalinata per quella strada, dove i visconti di Modrone lasciavano le loro carrozze con le quali giungevano da Milano. Portava la loro casa di caccia. Tale scalinata è andata persa, ma la torre, opportunamente ristrutturata, c'è ancora, e la sua presenza nel tempo ha determinato il toponimo di quella zona del paese, la Torre. www.redigio.it e la storia continua.